Ecco la cometa Neowise numero 3. È veramente elusiva con questo strumento, che è un Samsung J5 potenziato da un 10x42. Questa nebulosità che appena si intravede nelle fotografie mostra anche la coda. E a occhio nudo si vede certamente meglio di come in questo momento appare nel rumore del rivelatore. La cometa si trova appena sotto quasi la verticale di Capella e la coda è rivolta verso l'alto. A occhio nudo la luminosità della cometa, vista con l'altro occhio nel cannocchiale, è uguale a quella di Capella. La cometa è appena sopra la Venus Belt, la cintura di Venere, che adesso andiamo a vedere dal vivo. Questa zona rossa che si vede tra l'orizzonte e il cielo viene chiamata dagli americani cintura di Venere. E si estende, diciamo, viene prodotta dall'attenuazione dei primi raggi solari che vanno a impattare con l'atmosfera che sono qui sotto. Vedete che il colore passa dalla notte a un blu intenso a un colore un po' più chiaro, poi l'intensità dipende dal rivelatore, quindi dalla telecamera che decide lei in automatico il setting. La parte di sotto è molto scura perché le nuvole che si trovano, la terra è curva da quella parte, le nuvole che si trovano, più che le nuvole, l'atmosfera che si trova da quel lato produce una attenuazione della luce e tanto più ce n'è, quindi quanto più è opaca l'atmosfera in quella direzione, tanto più scuro sarà la parte di sotto, questa zona che è scurita da quello che viene chiamato screening effect da parte della stessa atmosfera, cioè l'atmosfera stessa è opaca ai raggi del sole. La luce che si trova qui è prodotta dalla diffusione dell'atmosfera della luce del sole, diffusione da parte dell'atmosfera della luce del sole. A circa 20 gradi, quindi un palmo di mano dal punto dove si osserva la cometa, che è questo, verso nord, ho visto delle formazioni nuvolose, un paio, che potrebbero proprio essere, le ho viste alle 4:18, le famose nubi notti lucenti che in questo periodo stanno apparendo. E questo rilievo che si vede qui in fondo è Monte Mario, proprio in corrispondenza del termine della zona della luce crepuscolare, l'osservatorio di Monte Mario. Questo è l'azimut dove avverrà il sorgere del sole e in fondo abbiamo il profilo di Monte Gennaro. La cometa non è visibile a occhio nudo per due ragioni, cioè si intravede appena appena, perché all'inizio era un pochino più bassa e immersa nella zona dello screening, quindi la sua luce veniva offuscata dall'atmosfera stessa. E
ricercando le nubi nottilucenti e vedendo questo aspetto nebulare con un punto più brillante che il nucleo, si giustifica pienamente l'ipotesi antica di Aristotele che poiché si avvistavano più facilmente nel basso e poi raramente si alzavano verso l'alto, più facilmente verso l'orizzonte, le comete fossero di origine meteorica, quindi fossero delle meteore. Effettivamente il suo rinvenimento durante la ricerca delle nubi nottilucenti, molto basse e addirittura mesosferiche, quindi appartenenti, molto basse sull'orizzonte, ma altissime, appartenenti alla mesosfera, 83 km di altezza, questa associazione, ricerca di nubi e scoperta di cometa, riporta un po' alla mente il concetto antico della cometa come meteora, sfatato da Tycho Brahe.